Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video mattutino per iniziare al meglio il sabato. Dai, è fine settimana e nonostante i 2 punti lasciati a Genova, possiamo almeno provare a vedere come andrà l'Inter con la Lazio. Diciamo che corsi e ricorsi storici possono fare in modo che la Juve possa sperare, anche se sono sincero, ho veramente poche, se non pochissime, speranze a riguardo, e dato che ho ancora addosso il mio bel maglioncino di Natale e che ieri sera invece qualcuno ha fatto un po' di polemiche di umorismo sul mio maglione, vi chiedo di pazientare ancora un istante, vi faccio ascoltare una cosa e poi ne parliamo meglio. Oggi voglio parlarvi di Opera, un browser per la navigazione internet che vi consiglio di scaricare sul vostro computer. Opera è perfetta per chi come me è spesso e volentieri al PC a fare più cose contemporaneamente. Inoltre è personalizzabile anche lato calcio. Potrete scegliere il vostro sfondo fra tantissimi disponibili gratuitamente. Ah, ecco dove era finito Paul. Con Opera potrete tenere i vostri social network preferiti a portata di clic in una comodissima sidebar, senza bisogno di cambiare scheda. E grazie alla funzionalità video pop-out puoi continuare a guardare i tuoi video preferiti senza interrompere la navigazione. Esempio, state ascoltando un mio video su YouTube e nel frattempo volete anche cercare gli ultimi aggiornamenti per la formazione della Juve? Nessun problema. Opera permette di staccare letteralmente il video e trascinarlo in giro per altre schede. In questo modo non vi perderete nemmeno un secondo del mio chiacchiericcio. Che fortuna, direte voi. E all'interno del browser è presente pure Aria, l'intelligenza artificiale integrata a cui potrete fare qualsiasi domanda in tempo reale. Magari proprio per aggiornarvi sui risultati delle altre partite o per organizzare il vostro prossimo viaggio in direzione Torino e andare a vedere la Juve. Mi piace pensare che grazie ad Opera possiate semplificare le vostre giornate o semplicemente approfittare del relax al PC. Ah, e non dimenticate che Opera offre anche un servizio di VPN integrato e di blocco pubblicità sgradevoli grazie a un ad blocker. Così, tanto per farvelo sapere in caso di necessità. Mica male, eh? Scarica Opera gratuitamente. Piccola curiosità. Quando ieri sera ho pubblicato il post partita, apro e chiudo parentesi, grazie mille per le visualizzazioni, i mi piace e i commenti, subito c'era stata una wave un po' particolare, e cioè persone che continuavano a commentare pochissimi istanti dopo l'uscita del video chiedendomi e invece del rigore che cosa ne pensi, dell'arbitro che cosa ne pensi, quando all'interno del video lo stesso argomento era stato preso in considerazione dopo un minuto e mezzo, quindi bastava semplicemente aspettare. Mio grande errore non aver inserito nessun riferimento nel titolo e quindi ho semplicemente aggiunto e quel mani di bani, puntini puntini, per fare capire che effettivamente nel video se ne sarebbe poi parlato. Mi piace sempre fare questi punti soltanto per far capire che non sempre nel titolo è possibile descrivere e riassumere tutto e quindi ho voluto dare priorità ad altre cose e poi secondo me ci sta sempre un accenno perché sapete bene che a me piace parlare di campo e non di arbitri, però poi le decisioni arbitrali fanno parte di quello che è il percepito anche del campo. Uso una parola che ho utilizzato Allegri nelle ultime settimane. Ho visto che c'è stata tanta discussione su questo argomento, ho visto che anche a DAZN Luca Marelli ha dato un'interpretazione che mi sento di condividere tra le altre cose perché poi effettivamente è venuto fuori il replay, la clip in cui sembra, anzi sembra, è, togliamo il sembra, è, semplicemente è così e c'è la palla che rimbalza prima sulla coscia di Vani e poi sulla mano e quindi per tanti questo significherebbe che quello non è calcio di rigore. Per me comunque quello è calcio di rigore, sono sincero. Rimbalza la palla sulla gamba e subito un millimetro sopra c'è la mano. Non andato calcio di rigore, io non sto a impazzirci, devo dirvi la verità, non sto a impazzirci. L'unica cosa che per me è veramente assurda è che non si vada a controllare al VAR. Ecco, questa per me è una cosa inconcepibile. È un discorso di protocollo, è un discorso di regolamento. Bene, benissimo. Io trovo che questa cosa sia decisamente scorretta. Non trovo logico che non si possa andare ad osservare. C'è un arbitro che è in campo, benissimo, è l'arbitro che deve prendere le decisioni, che siano giuste o che siano sbagliate. L'importante è fargliele rivedere. C'è uno strumento importante come il VAR in grado di far rivedere all'arbitro magari determinate cose che possono sfuggire. Non vedo perché non utilizzare questo strumento. Questa cosa per me è allucinante. Poi, più che il rigore, che ripeto,
da regolamento c'è, da regolamento non c'è. La moviola dice di sì, sto leggendo un po' di moviole e vanno tutte in quella direzione. Molto probabilmente era rigore, nonostante il tocco con la gamba. Va bene, ci si può anche passare sopra, anche se sono episodi che poi fa la differenza. È inutile girarci intorno. Non significa il fatto di assegnare il rigore alla Juventus dovesse esserci stato da regolamento. Va bene, mettiamoci tutti i sei del caso. Però assegnare un rigore alla Juve non significa esaltare la prestazione della Juve. Non significa esaltare la partita della Juve. La Juve ha fatto una brutta partita. Questo non cambia e non cambierà. Poi se c'è un rigore è giusto darlo, anche se la partita è stata brutta. Credo che questa sia la più normale delle ovvietà. È così, punto, stop. Poi la Juve deve farlo quel rigore, poi magari non lo fa. Chi lo sa, prima di quello di Chiesa segnato proprio ieri sera ne avevano sbagliati due di fila. Non è detto, non è scontato, anche perché il rigorista che Vlahovic ieri sera si è tirato indietro e ha fatto battere Chiesa, che è uno che dal dischetto non è uno specialista, quindi chissà poi come va a reagire. Intanto dallo, poi vediamo cosa succede, come finisce. Volevo più che altro parlare dell'entrata killer di Malinowski, ecco, quella credo che non ci siano dubbi, perché Allegri poi ha parlato di cose soggettive, no? Ha parlato di tutti i limiti del VAR, ha parlato secondo me anche adottando una buona comunicazione, perché io apprezzo sempre tanto Allegri da questo punto di vista. Non è uno che si lamenta, non è uno che si piange addosso per queste cose, anzi ha fatto i complimenti agli arbitri. Da questo punto di vista credo che sia un atteggiamento molto signorile e che mi fa rispettare Allegri per questa cosa qua, per questa specifica cosa qua. E anche se poi sappiamo benissimo che nel suo privato avrà tirato giù il calendario partendo dal contrario, li avrà fatti tutti, no? I santi, come giusto che sia, perché hanno descritto un Allegri anche molto arrabbiato, un Allegri molto adirato per queste decisioni, Allegri che era stato anche ammonito per proteste, quindi sicuramente da quel punto di vista Allegri non l'avrà presa bene, anzi. Però, ripeto, ha tutti i motivi per farlo, no? Basti pensare sempre al Marassi, sempre a Genova, come è finita la partita del Milan, perché poi queste cose sono decisive, sono importanti, vanno a cambiare le classifiche. Ripeto, non sto a impazzirci, però quell'esplosione di Malinowski, che tu non la vada a dare, mi sembra una mezza follia, sono sincero. Poi la partita è andata così, accetto il risultato, non significa niente. Magari davano il rigore alla Juve, lo sbagliava, magari davano il rosso a Malinowski, la Juve comunque il gol non lo faceva, perché poi passava tutto dal campo. Però sono episodi, secondo me, assurdi, perché li vedi una volta al replay e dici, oh cavolo, fammeli rivedere perché mi sembrano talmente limpidi, e allora magari un controllo in più piuttosto che uno in meno va fatto, perché poi c'è sempre questo discorso del chiaro evidente errore, dell'intensità di campo, l'arbitro l'ha visto bene, quindi non va a rivedere. Cioè, queste cose non aiutano l'arbitro sul campo, questo è un protocollo che va rivisto. E per me va rivisto sempre, poi quando succedono a noi è ovvio, mi dà un po' più fastidio, faccio fatica a dire il contrario, sono cose che danno fastidio. Però questo protocollo secondo me è un po' da rivedere, perché non dà la possibilità all'arbitro di svolgere al 100% il suo dovere. Poi, se dobbiamo parlare di un campionato falsato, di un campionato nelle mani dell'Inter, nelle mani di Marotta, che controlla tutto perché c'è una forza superiore che vuol far andare lo scudetto verso Milano sponda nerazzurra, ragazzi, io lo dico proprio con il cuore in mano. Cioè, se questo è il vostro pensiero, fate un passo indietro e prendete una boccata d'aria, andate fuori, guardate, ci sono le feste di Natale, per fortuna potete staccare un po', perché ormai sono discorsi che ti fanno distaccare dal calcio. Allora che cosa lo si guarda fare? Se uno pensa che sia tutto pilotato, per me fa prima non guardarlo, semplicemente fa prima a distogliere l'attenzione da questa roba qua, perché se tanto è pilotato, allora tanto vale non perdere tempo, non investire tempo, fatica, emozioni in una roba del genere. Gli arbitri sbaglieranno sempre. Mi viene in mente il rigore che non hanno fischiato al Bologna su Ealing, no? Lì era espulsione per Ealing e rigore per il Bologna. Oggi è successo questo a noi. Poi, se dovete dire la verità, dato che ci sono due episodi dubbi nella partita, tutti e due vanno in direzione di aver danneggiato la Juve dal punto di vista delle decisioni arbitrali, e sentirmi lo stadio intero che canta ladri, ladri, sapete solo rubare, ecco, questo secondo me è un po' eccessivo. Questo è un po' eccessivo, soprattutto all'interno di una partita in cui il metro di giudizio
è stato abbastanza bizzarro. Abbastanza bizzarro. Perché il Genoa ha fatto una partita gagliarda, da complimenti, come ha fatto nel post partita, e questa cosa rimane. E nelle partite gagliarde ci si picchia. È inutile. Nei limiti poi si accettano le disposizioni arbitrali, si accettano quelli che sono i cartellini che possono derivare, no, da questi interventi. Però pensare che Danilo o Bilic, per gli interventi da cartellino giallo, si siano beccati il giallo al pari di Malinowski, che fa quell'intervento lì su Yıldız e rischia di fargli male, soprattutto, beh, per me siamo alla follia, soprattutto all'interno di uno stadio che esaltava il fatto che la Juventus avesse rubato quella partita, quando poi invece esci da Marassi e quelli che hanno subito il torto siamo noi. Poi per me lamentarsi e dire che si è perso solo per l'arbitro è un'estremizzazione, anzi una semplificazione forse eccessiva. Ci sono stati degli episodi, sì, sono questi, sono sotto gli occhi di tutti, ognuno può avere la sua lettura. Poi io sono davvero convinto al 100% che una roba del genere avrebbe dato fastidio a chiunque. Io lo dico senza problemi, a me ha dato fastidio non aver ricevuto quel calcio di rigore, perché per me quello è un fallo che va sanzionato in area con la punizione estrema dagli 11 metri. Poi, se da regolamento non è così ed è stato giusto non fischiarlo, io questo non lo so. Non sono un arbitro, non conosco le disposizioni a menadito, quelle sempre fresche aggiornate, perché poi lì c'è un discorso relativo alle indicazioni da parte del capo degli arbitri referenti. Le moviole che ho letto, tra cui la conferma di Marelli sia in presa diretta sia nel post partita, è quella: alla Juventus manca un rigore e al Genoa manca un'espulsione. Quindi due episodi che magari non cambiava la partita, però un uomo in meno nell'assalto finale e un rigore da battere sul risultato di 1-1 con qualche minuto ancora da giocare, poi secondo me sono cose che spostano e poi rischiano di rovinare i campionati con delle decisioni un po' così. Poi io sono dell'idea che anche in queste cose qui sia necessario trovare i propri difetti, le proprie colpe, perché poi la Juve, quella scesa in campo ieri, ha avuto tanti difetti, ne abbiamo già parlato nel post partita caldo, ne parleremo ancora un po' nelle pagelle, secondo me anche nei prossimi giorni, perché qua ci porteremo dietro alcune discussioni, ma questo rimane da una parte, questi sono i limiti, queste sono le cose che riguardano il campo della Juve. Poi ci sono le cose che riguardano le decisioni arbitrali, che sono un'altra roba, cioè una non esclude l'altra. Ecco, questa era un po' la valutazione che volevo fare, perché questa è tematica di attualità. Inutile girarci intorno, se ne parla, è giusto parlarne e poi è giusto non azzerare completamente il dibattito dall'altra parte. Bisogna riconoscerlo, bisogna evidenziarli, bisogna far capire che effettivamente magari ci sono state, molto probabilmente per me sì, delle decisioni avverse nei confronti della Juventus, ma non è stato l'unico tema della partita, non può essere l'unico tema della partita, poiché Massa abbia fatto una brutta prestazione, per me questo è un dato di fatto e sono curioso di sapere la vostra opinione anche qui sotto nei commenti.